La legge dell'Albertas vale anche in Coppa, 5-0 per il Gozzano al Colline Alfieri e dunque finale di Coppa Italia d'Eccellenza in cassaforte, poco più che una formalità, il ritorno di domenica. Nell'Astigiano la partita si apre al settimo, il primo squillo con un angolo di Marino, stacco di testa di Michailoschi e palla che termina non lontano dal palo. Al sedicesimo grande occasione per il Gozzano, bella azione di Lunardon che serve Guidetti che salta un uomo ma non incrocia abbastanza il diagonale trovando la respinta di piedi di Brustolin. Un minuto dopo si fanno vedere gli ospiti, corner di Lewandowski, Serao stacca di testa e mette fuori di un soffio. Micidiale la ripartenza, rosso-blu al 27esimo, meraviglioso controllo in corsa di Lunardon, dribbling destro secco su cui Brustolin si salva in angolo. Sugli sviluppi del corner, rinvio corto della difesa ospite, Michailoschi crossa, torre di Guidetti e Lunardon non perdona portando avanti il Gozzano. Alla mezz'ora il raddoppio, insolita percussione centrale di Guidetti che salta lisa in velocità ed appena entrato in area piazza uno sinistro di giustezza che vale il 2-0. Il Gozzano spinge ancora sull'acceleratore trovando il tris al 34esimo, cross dalla destra di Ladogana, Guidetti stoppa e calcia, Brustolin questa volta non è esente da colpe, la palla si infila in rete per il 3-0. Brutto episodio poi al 46esimo in pieno recupero, entrata da dietro da killer di Lisa su Lunardon e rosso inevitabile per il numero 5 del Colline Alfieri. Ripresa con ritmi più blandi, però c'è spazio ancora per due reti, la prima alla 16esimo con il Gozzano che fa poker, Lombardi se ne va e serve Guidetti che a tu per tu con Brustolin firma la personale tripletta e si porta a casa il pallone della partita. I gol diventano 5 al 35esimo quando la Dogana tocca l'assist di Lunardon di quel tanto che basta per mettere fuori causa il portiere ospite. Nel finale espulso anche Lewandowski, dunque le Colline Alfieri termina in 9.